Le persone che avete visto sono 30 tra medici e infermieri che stanno arrivando dall'Albania. Voglio ringraziare pubblicamente il presidente, il primo ministro albanese di Rama, tutto il governo albanese e il popolo albanese per la grande solidarietà che ci stanno dimostrando. Prima che queste persone si imbarcassero sul volo che vedete alle mie spalle per arrivare qui in Italia, il presidente di Rama ha detto che anche l'Albania sta affrontando l'emergenza del coronavirus, ma non possono tenere le loro riserve ferme quando i loro amici italiani hanno già finito le riserve. È un discorso commovente, per cui lo ringrazio, e la solidarietà che dimostrano dimostra un'altra buona ragione affinché l'Albania entri il prima possibile nell'Unione Europea, perché il loro spirito di solidarietà e di vicinanza che stanno dimostrando con queste persone qui è proprio quel valore comune che ha fatto nascere l'Unione Europea e che forse il popolo albanese sta ricordando a tanti popoli dell'Unione Europea in questo momento di difficoltà. Quindi grazie al popolo albanese, grazie al governo albanese per l'aiuto che ci stanno dando. Questi medici e questi infermieri domani mattina andranno in Lombardia, cioè andranno al fronte più caldo di questa guerra contro il virus. E ringrazio la Protezione Civile, come sempre, per assistere queste operazioni e per permetterci di far arrivare alla nostra gente gli aiuti il prima possibile. Dico a tanti medici, infermieri e operatori sociosanitari, questo è un altro piccolo rinforzo che sta arrivando. Grazie mille. E un grazie va al Ministro degli Esteri, a colui che rappresenta la politica estera dell'Albania, che ha accompagnato medici e infermieri. Roma, 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 Ro
Grazie, ancora piacere. Per noi napoletani è ancora peggio non piacere mai. È usato, in Giovanni è una bella cosa. Mi spinge il polito brutto. Sì,
Ma ci ricongiungiamo per salutarli? Non lo so, devono fare solamente le procedure doganali. Arrivederci, ci vediamo grazie, domani. Grazie, a domani. Grazie, grazie mille. Grazie. Agostino. 2 or 3 weeks time. 3 weeks. Just enough to not to be out of business. Okay. 2 or 3 weeks to see. Come vedete sta accompagnando il membro del governo che è venuto ad accompagnare i medici e adesso faremo salire i medici e gli infermieri su un bus che li porterà alla Cerchignola dove pernotteranno stanotte e domani mattina andranno in Lombardia. E il ministro Boccia è il ministro che sta sentendo la regione Lombardia per organizzare il loro arrivo. Ancora un grazie all'Albania, ai nostri amici albanesi, al popolo albanese.